del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Iniziamo il nostro cammino di avvento in ascolto della parola del Signore. In questo tempo di avvento, siccome il tema del nostro anno di riflessione e di vita pastorale è la carità, daremo particolare attenzione al comandamento della carità. Amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo come te stesso. Partiamo proprio dall'ascolto di questo brano del Vangelo di Matteo e entriamo nella comprensione di questo messaggio. Ascolteremo, poi cercherò di aiutarvi un po' a capire la ricchezza del messaggio contenuto in questo brano di Matteo, e poi soprattutto lasceremo che il Signore ci aiuti Lui a comprendere attraverso il silenzio e l'adorazione, perché la parola, se non risuona nel cuore, non è efficace. Certo, la parola la comprendiamo con la mente, ma deve risuonare nel cuore. E perché possa risuonare nel cuore, l'adorazione e il silenzio sono un grande aiuto. Preghiamo il Signore. Donaci, o Signore, il tuo Santo Spirito, affinché col suo aiuto e la sua guida possiamo lasciar risuonare nel nostro cuore la tua parola, comprenderne il senso profondo, prima di tutto per la nostra vita personale e poi per il nostro impegno verso i fratelli e verso il mondo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ascoltiamo il Vangelo. Vieni. Dal Vangelo di Matteo. I farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Parola del Signore. Lodi a te. La nostra riflessione sulla parola di Dio in questo avvento prende un significato particolare, perché questo avvento è segnato dal terremoto ed è segnato da un senso della fragilità della vita. E allora queste cose ci fanno accostare a questo Vangelo in una maniera nuova. Il terremoto ci sta insegnando che la vita è preziosa e che il tempo che ci è donato non può essere sprecato, perché non sappiamo quanto dura. E così ci insegna che per vivere non servono tante cose, ma che alcune cose sono essenziali, anzi indispensabili.
E allora la domanda in questi giorni è: come non sprecare la vita? E che cosa è essenziale? Se noi partiamo da questa domanda, capiamo che quello che viene chiesto a Gesù diventa particolarmente interessante per noi. Gli chiedono: qual è l'essenziale per obbedire a Dio e così mettere al sicuro la propria vita? Come non perdere tempo in azioni secondarie e concentrarci su quello che è centrale? Gesù risponde, e lo abbiamo sentito, partendo da quella che era la preghiera che ogni bravo ebreo diceva tutti i giorni. Shema Israel Adonai Elohenu, ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, il Signore è uno solo, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. In qualche modo Gesù scherza. Scherza perché? Perché citando la preghiera che gli ebrei dicevano tutti i giorni, fin da bambini, è la prima preghiera che viene insegnata ad ogni bambino, ci dice che la verità della fede è semplice, è a portata di mano. Anche le conoscenze teologiche che aveva un bambino ebreo che sapeva la preghiera basilare della fede bastavano per obbedire a Dio. Gesù, diremmo oggi, non cita la Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino, cita l'Ave Maria per dire: non è difficile. La verità è semplice e luminosa. Poi dice: questo è il grande e il primo comandamento. E sembra che basta, no? Perché gli hanno detto: Signore, qual è il grande comandamento? E Gesù dice: questo, ama Dio, è il grande comandamento. Ma poi aggiunge: ma il secondo è simile al primo. Potremmo anche tradurre: dello stesso tipo del primo, della stessa natura del primo. Vale a dire, è diverso per il contenuto, ama il prossimo, ma non è diverso per importanza, non è diverso quanto a natura. Non si può scegliere tra l'uno e l'altro. Amo Dio o amo il prossimo? Ma ambedue sono importanti, anzi, Gesù ci insegnerà che l'uno è la radice di verifica dell'altro. Dall'uno si vede se vivi l'altro, perché sono così legati. Ma diamo attenzione a questo testo. Abbiamo un dottore della legge, un teologo, uno che di queste cose ne dovrebbe sapere tante, e fa una domanda a Gesù per metterlo alla prova. E qui Matteo gioca con le parole, perché il verbo peirazo, mettere alla prova, è lo stesso che usa il Vangelo quando parla del diavolo che tenta Gesù, per tentarlo. E la tentazione nei Vangeli è spingere Gesù a fare qualcosa di diverso da quello che Dio si aspetta da lui. Allora, facendogli questa domanda, il dottore della legge vuol mettere nei guai Gesù, spingendolo a fare qualcosa
di diverso da quello che il Padre si aspetta da lui. E allora attenti, perché la risposta che ci dà Gesù non è solo la sua visione, la sua idea. Ma siccome Gesù vince questa tentazione, è proprio ciò che il Padre si aspetta da lui, è ciò che il Padre si aspetta da ognuno di noi. Qual è il grande comandamento della legge? I rabbini si ponevano questa domanda. Perché? Perché noi, quando sentiamo dire comandamento, ce ne abbiamo 10, no? Ma i rabbini, che avevano studiato tutta la Bibbia e l'avevano ridotta a legge, perché la Bibbia per loro era soprattutto l'elenco dei comandi di Dio, erano arrivati a riconoscerne 613. Se voi prendete la letteratura rabbinica, enumera 613 comandamenti. Qual è il più importante? È un problema. Difatti, il grande libro della sapienza ebraica, il Talmud, che cerca di spiegare tutti i comandi della Bibbia, li analizza e li spiega in dettaglio, ci mette 6.200 pagine. Non è un librettino, è il Talmud. E il Talmud, tra le tante cose, riporta anche l'insegnamento di Rabbi Simlai, che si pone la stessa domanda di questo rabbino. Tra tutti i 613 comandamenti, qual è il più importante? E dice: sul monte Sinai a Mosè sono stati enunciati 613 comandamenti, 365 negativi, corrispondenti ai giorni dell'anno, e 248 positivi, corrispondenti al numero degli organi del corpo umano. È un modo di parlare tipico dei rabbini, simbolico. Che cosa vuol dire? C'è un comandamento per ogni giorno dell'anno e un comandamento per ogni organo del corpo umano. Vuol dire: qualsiasi cosa l'uomo fa, in qualsiasi tempo lo fa, c'è un comandamento. Quindi la legge di Dio tocca tutto l'uomo e tutta la vita. Non c'è mai un momento in cui possiamo dire: adesso comando io. Deve comandare sempre il Signore. Però con un numero così grande ci si può confondere. E allora continua Rabbi Simlai: poi venne David, che ridusse questi comandamenti a 11, come sta scritto nel Salmo 15. E nel Salmo 15 c'è un elenco di comandi del Signore e sono 11. Poi venne Isaia, che li ridusse a 6, come sta scritto in Isaia 33. Poi venne Michea, che li ridusse a 3, come sta scritto: che cosa ti chiede il Signore, Michea 6, se non di praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Poi venne ancora Isaia, che li ridusse a 2, così sta scritto: così dice il Signore, osservate il diritto e praticate la giustizia. 2. Infine venne Abacuc, che li ridusse a 1. Il giusto vivrà per la sua fede.
È bella questa riflessione del Talmud. Perché? Perché parte dall'idea che ci sono 613 comandamenti, cioè tantissime cose da fare. E leggendo la Bibbia arriva a capire che la cosa importante non è fare delle cose, ma il giusto vivrà mediante la fede. Cioè, già i rabbini avevano capito che il problema non è che Dio vuole che noi facciamo delle cose, ma che Dio vuole che noi ci fidiamo di Lui. Chi crede si fida di Dio, e chi si fida a Dio e si affida a Lui trova via via la risposta giusta. Il problema non è di conoscere a mente 613 comandamenti, ma di avere un cuore credente, un cuore obbediente, un cuore attento a Dio. La logica è vivere di fede. E capite che come ci è arrivato il Talmud? È importante questo, eh? Come ci è arrivato il Talmud a capire questo? Prima venne Davide, poi venne Isaia, leggendo la Bibbia, da un capo all'altro, dal libro di Samuele fino ad Abacuc. Se tu scorri la Bibbia e la ascolti, la parola di Dio ti conduce alla verità. Se ne leggi un pezzettino solo, no, molto saggio. E Gesù? Anche Gesù si trova davanti alla logica dei 613 comandamenti. Qual è il più importante? E anche Gesù segue la stessa linea, cioè si preoccupa non delle tante cose da fare, ma del amerai il Signore tuo Dio. Al centro dello Shema Israel c'è amerai il Signore tuo Dio, che è la stessa cosa di dire il giusto vivrà per la sua fede. Cos'è la fede se non amare il Signore? E se la fede non è amare il Signore, non è fede, eh? E poi va oltre, non si ferma, e dice: e amerai il prossimo come te stesso. Risalendo alla volontà del legislatore, Gesù dice che questi due comandamenti sono l'uno pari all'altro. Perché? Perché è l'uno che rivela l'altro. Lo mostra con chiarezza San Giovanni. Nella prima lettera di Giovanni dice infatti: se uno dice io amo Dio e odia il suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? Molto arguto. L'amore del prossimo si vede, e il prossimo si tocca. Lì puoi verificare se ami. E se non sei capace di amare chi vedi, tanto meno sarai capace di amare chi non vedi. È importante questa frase perché può essere facile dire io amo Dio, io amo Dio, ma si vede? Si pesa? Si misura?
il rischio è che il rapporto d'amore con Dio è molto esposto al rischio dell'idolatria. Perché se Dio che noi amiamo non è il vero Dio, ma è un Dio come me lo immagino io, come mi piace a me, come lo dico io, come lo faccio io. Sapeste quanta gente si fabbrica un Dio a sua misura, a sua immagine e somiglianza? È una tentazione. È una tentazione molto seria. Il rapporto con Dio è a rischio. Uno potrebbe essere innamorato non di Dio, ma del suo Dio, che non è detto che sia quello vero. E allora, sapete, c'è certa gente che dice di amare Dio, ma sono come certi adolescenti innamorati da soli, no? Che quell'altro o quell'altra nemmeno lo sa. Se vivi tutto da te, che amore è? È una forma d'egoismo. Io amo Dio. Come faccio a sapere se amo Dio? Se io condivido ciò che Lui ama. È semplice. Come faccio a essere certo che io amo una persona? Più la amo e più gli somiglio. Più ne condivido i gusti. È bello perché in certe coppie, mano a mano che passano gli anni, i due si assomigliano sempre di più. A volte che cominciano ad assomigliarsi anche di faccia, fanno le stesse smorfie. Se tu ami, l'amore ti rende simile all'amato. E se tu ami, condividi i gusti, le sensibilità, le mentalità. Siccome Dio ama gli uomini, Dio ama gli uomini. Allora la misura è semplice. Se tu hai gli stessi gusti di Dio, se tu col tuo amore entri dentro la dinamica di amore di Dio, se tu entri in quel flusso d'amore che è la tensione di amore con cui Dio ci ama, allora sì, ami anche Dio. Ami anche Dio. Ma se tu ami te stesso e basta, non credo che ami Dio. Dobbiamo stare molto attenti al rischio di una religiosità emotiva e soggettiva, dove al centro sta ciò che io sento e ciò che io vivo nell'intimo. Invece, al centro della vera fede sta l'incontro quotidiano e trasformante con Dio. La nostra fede deve essere non una spiritualità soggettiva. Io, il mio Dio, i miei gusti, le mie idee, ma una spiritualità oggettiva, fatta di azioni concrete, fondata sulle azioni di Dio. E le azioni di Dio sono due, la sua parola e i sacramenti. No? Dio fa due cose nella nostra vita. Ci dona la sua parola e ci dona i sacramenti. Ci raggiunge con i sacramenti. Una vita spirituale che è fondata su queste cose è fondata su qualcosa di serio,
di oggettivo, se non so chiacchiere. E noi che cosa facciamo per Dio? Due cose, anche noi. Preghiamo e amiamo gli altri. Preghiamo e amiamo gli altri. Anche queste sono cose oggettive. Io amo Dio. Preghi? Se non preghi è una presa in giro. Io amo gli altri. Cosa fai di concreto? Mi sento tanto di volergli bene, ma loro restano a schiattare dove stanno. La concretezza il Signore ci chiede. Gesù lo ha affermato: da questo sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il legame tra i due comandamenti è fondamentale perciò. E non dobbiamo nemmeno dimenticare un'altra cosa, che è il primo comandamento che genera il secondo. È l'amore di Dio che rende possibile l'amore del prossimo. Perché abbiamo detto che amare gli altri e amare Dio è entrare in quella tensione d'amore con cui Dio ama gli altri. Condividere questa tensione d'amore. Io amo Dio se gli somiglio, se ho i suoi gusti. Allora, quanto più cresce il mio amore per il Signore, tanto più cresce l'amore per gli altri. Perché vedete, nel rapporto d'amore con Dio, prima di tutto c'è Lui. C'è Lui. E ciò che Lui fa, Gesù ce lo ha raccontato con grande chiarezza, questo rapporto tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo, col fatto che è l'amore di Dio che genera l'amore del prossimo, attraverso una parabola. La ricordate la parabola dei due debitori? Quello che doveva 10.000 talenti, che strozza il suo amico che gli doveva 100 denari, no? Quello che doveva 10.000 talenti è quanto è grande l'amore di Dio per noi, 10.000 talenti. Quello che gli doveva perdonare 100 denari è quanto è l'amore che noi abbiamo per gli altri. La parabola ci dice che è il primo amore che genera il secondo. Non dovevi amare, non dovevi tu perdonare dopo che ti è stato perdonato così tanto? E ci dice anche la sproporzione, non dobbiamo mai dimenticarla. Il secondo è simile al primo, ma tra l'amore con cui Dio mi ama e quello con cui io amo gli altri non c'è confronto. Sapete, 10.000 talenti, la parabola non ci dice di che materiale era, però un talento era 40 chili, per cui se erano d'oro erano 400.000 chili, a 35 euro il grammo fa 14.000 milioni di euro. L'amore di Dio è 14.000 milioni di euro. L'amore con cui ci chiede di amare gli altri sono 100 denari, 4 mesi di stipendio di un operaio, 5.000 euro. 14.000 milioni di euro a 5.000 euro. Questa è la proporzione. Perché quando si tratta dei soldi capiamo tutti, eh? Il Signore ci invita a questo, a comprendere quanto è grande il suo amore.
E questo è quello che spinge noi ad amare i fratelli. In questo tempo di meditazione e di preghiera che facciamo adesso, torniamo a contemplare il cuore del messaggio. Dall'amore per Dio, che è la nostra risposta timida e fragilissima al grandissimo amore che Lui ha per noi, scaturisce la forza che rende possibile l'amore del prossimo. Nessuno si illuda di poter amare i fratelli che vede se non si lascia riempire il cuore da Dio, se gli diamo l'amore di cui siamo capaci noi, gli diamo veramente poco. E i santi, che questa cosa l'avevano capita, sono i nostri maestri. Adesso ascoltiamo il Signore, che dice cose sicuramente più intelligenti. Thank you.
di un cuore nuovo, per poter rivolgere a te il nostro amore e per poter amare con la forza del tuo amore i nostri fratelli e tutta l'umanità. Rivolgiamo a te la nostra preghiera e ti diciamo: ascoltaci, o Signore. Donaci, o Signore, la capacità di aprirci nell'amore a tutta l'umanità, in modo particolare alle persone che sono meno amabili, a quelle che sentiamo lontani da noi, dai nostri gusti, dalle nostre mentalità, dalle nostre idee, dalle nostre certezze. Fa, o Signore, che con la forza del tuo amore non erigiamo muri, ma costruiamo ponti. Preghiamo. Ti raccomandiamo, Signore, tutte le persone che vivono in condizioni di abbandono e di sofferenza, perché siano più vicini al tuo cuore e perché condividiamo con te un amore privilegiato verso questi fratelli che soffrono. Preghiamo. Ti vogliamo pregare, o Signore, per le famiglie, in modo particolare le famiglie che faticano a vivere l'amore, le famiglie che vivono momenti di crisi, dove la parola dell'egoismo supera e schiaccia le promesse dell'amore, la parola della fedeltà e la parola del dono di sé. Perché in queste famiglie torni a brillare la tua parola, o Signore, che è parola di grazia e di benedizione. Preghiamo. Ti vogliamo pregare, o Signore, per i piccoli, ai quali spesso il mondo insegna l'egoismo piuttosto che l'amore, la ricerca del proprio piacere piuttosto che la disponibilità a mettersi a servizio del bene degli altri. Ti chiediamo perdono, Signore, per questo nostro mondo di cui siamo parte integrante, che non sa trasmettere ai piccoli il comandamento dell'amore. Dona tu, o Signore, ciò che noi non sappiamo donare. Insegna tu, o Signore, ciò che i nostri cuori egoisti non sanno insegnare, perché i giovani e i piccoli diventino l'alba di un mondo nuovo. Per questo ti preghiamo. E vogliamo raccogliere le nostre preghiere nell'unica preghiera che tu ci hai insegnato. Padre nostro, preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi.